Allora, come avrete visto, in allegato al volume c'è questa carta di Sincol che è stata realizzata insieme ad Ispra, quindi vi parleremo di questa cartografia e delle ricerche che sono in corso nella Regione Lazio. L'intervento è svolto in collaborazione col collega Ciotoli del CNR ICAG, con la collega Nisio dell'ISPRA e in particolare con i colleghi Liperi, Sericola e Meloni. E, devo ringraziare qui l'assessore all'ambiente Refrigeri, il nostro direttore regionale ingegner Bruno Placidi e il nuovo dirigente architetto Maggi che appunto hanno consentito la pubblicazione di questi studi e il proseguo. Prima di fare l'intervento è un doveroso pensiero che rivolgo al collega Fabio Meloni che in questo momento è malato e sono diversi mesi che sta in ospedale e lui oggi doveva fare questo intervento e quindi noi saremmo stati più contenti se fosse stato qui perché avrebbe testimoniato proprio l'attività perché è lui quello che nella Regione Lazio ha portato avanti questo progetto. Fabio, ti aspettiamo in ufficio. Allora, i fenomeni di sinkhole nella Regione Lazio sono noti da diverso tempo e l'allora dirigente del nostro ufficio, il dottor Nolasco, fu coinvolto negli anni 80 e 90 in dei fenomeni che avvenirono a Rieti, precisamente nella piana di San Vittorino, fenomeni che coinvolgevano anche la sicurezza di infrastrutture di importanza nazionale, quale la strada Salaria e una ferrovia Rieti-Antrodogo-L'Aquila. E quindi da allora la Regione Lazio ha sviluppato queste ricerche man mano che poi avvenivano questi fenomeni in diversi settori del territorio regionale. Alla fine degli anni 90 fu iniziata una convenzione con Roma 3 in cui furono analizzate 4 macro aree che sono queste indicate: la piana di San Vittorino, il bacino delle acque Albule, gli altipiani di Arcinazzo e la piana Pontina. Allora furono censiti 90 sinkhole. Gli studi sono proseguiti. Alcune delle slide che vedete qui purtroppo si ripetono con quelle dell'intervento che mi ha preceduto perché in realtà abbiamo fatto insieme queste ricerche. Allora, il discorso dell'implementazione dei dati è stato fatto per esempio attraverso un'analisi di foto aeree. Questa foto che vedete rappresenta una località nel comune di Gallicano nel Lazio in cui le aree indicate che lampeggiano indicano due vecchi sinkhole chiamati sprofondo grande e sprofondo piccolo. E la cosa che si riconoscono insomma dalle foto aeree, però la cosa grave è che non essendo stati colmati poi nel tempo queste aree non si sono accorti e come vedete è stato costruito un impianto industriale nella parte in basso. Altro settore che è importante, fondamentale proprio per lo studio di questi fenomeni che si sono succeduti nel tempo perché poi rappresentano appunto situazioni di pericolo è quello dell'analisi di cartografie storiche. Questo per esempio è un caso tutte queste figure poi in parte le ritrovate nel volume, nell'intervento che descrive le attività svolte dalla Regione Lazio. Questo appunto il lago di Cotronia e la diverse analisi dal 1777 di diverse cartografie, dalle quali si evince bene la forma e l'evoluzione del fenomeno. Poi in particolare nelle 4 macro aree sono stati condotti dei sopralluoghi specifici e su 15 comuni che erano allora coinvolti. Il nuovo catasto di cui trovate nella cartografia allegata al volume ha permesso
il censimento finito nel 2011 di circa 393 fenomeni che poi sono in via di aggiornamento, perché nel frattempo avvengono ulteriormente, ci sono casi e anche stata fatta una valutazione circa l'attendibilità del fenomeno, quindi sono stati considerati in realtà 500 punti segnalazioni e di questi 393 sono quelle che noi abbiamo individuato come certe. Non vi sto a descrivere la geologia del Lazio perché è stato accennato, perché ci sono questi fenomeni e gran parte è dovuto alla geologia, la tipologia. In questa slide c'è il confronto tra i fenomeni registrati nel 2002 e quelli che invece sono stati oggetto del censimento che ha tenuto conto degli studi effettuati da ISPRA. In particolare la Regione Lazio non aveva indagato la provincia di Frosinone, ma solo perché non c'erano state segnalazioni da parte dei comuni che ci indicavano la necessità di fare studi. E insieme abbiamo messo questi dati e, come si vede nell'immagine, facilmente visibile che adesso la provincia di Frosinone è quella con cui c'è il maggior numero di segnalazioni. Come dicevo, in linea di massima, molto sinteticamente, possiamo descrivere questi fenomeni che avvengono nelle aree di pianura, nelle aree di piane alluvionali, nelle aree di conche intermontane, e tra i fenomeni sono quelli definiti come cover collapse e piping sinkhole. Questo che vedete nell'immagine è Marcellina, e sono anche presenti nelle aree carsiche fenomeni di doline, di sprofondamento. Questo simpatico esempio col maialino che è rimasto incastrato nella buca che si è formato è sui Monti Lepini. E nella carta, ecco appunto, che è stata redatta dai colleghi Ciotoli, Liperi, Tonelli, Zizzari, Meloni e Nisio, sono appunto indicati con un numero progressivo, i punti sono indicati con dei pallini neri, indicato con un numero progressivo il sinkhole, il codice Istat, il comune di appartenenza, il toponimo e alcune zone che rappresentano le prone area individuate nel Lazio, che sono ben 33. Gli studi hanno, nella carta, si è deciso di rappresentare delle zoomate su alcune aree specifiche, perché lì i fenomeni sono molto frequenti e molto fitti. Quindi, per esempio, questa è la solita piana di San Vittorino, perché è una delle aree più studiate e sicuramente più a rischio. Come vedete, i sinkhole sono ubicati proprio lungo la strada statale Salaria e in parte anche lungo la ferrovia Rieti-Antodopo. Questa è la valle del Velino. E questi hanno, diciamo, allora furono fatti proprio dei provvedimenti che credo che in Italia erano all'avanguardia. Di queste zoomate nella carta troverete quelle per i territori di Valle Corsa, della piana Pontina Ovest e degli altipiani di Arcinazio. Nella carta in alto sulla destra trovate altre due carte in formato ridotto, che sono la mappa di suscettibilità e la mappa dei fattori predisponenti. Il metodo utilizzato per redigere questa mappa di suscettibilità, che è in una scala chiaramente ridotta, diciamo è quello, abbiamo utilizzato il metodo statistico con la correlazione tra i fattori predisponenti, l'evento, la distribuzione spaziale dei fenomeni e poi attraverso una regressione logistica. Di seguito, ecco la metodologia che è illustrata. Tutte queste foto, che in parte queste slide avete già visto, rappresentano il processo utilizzato, quindi non mi sto a dilungare. Poi ci sono anche i software utilizzati. Alla fine i prodotti che vedete nella carta sono questi fattori predisponenti, dove sono stati indicati le principali faglie, i fenomeni carsici, le doline,
i punti con anomalie di gas, le sorgenti minerali e termominerali, la gravimetria come base, proprio il bedrock, e poi i principali terremoti che interessano la nostra area. Infine la mappa di suscettibilità, la carta di suscettibilità che viene rappresentata, appunto, con i pallini in giallo sono indicati i sinkhole, e con i colori variabili dal blu al viola la suscettibilità da molto bassa a molto alta. Diciamo che si ha una buona corrispondenza della persistenza dei fenomeni, a parte alcune zone in cui però il fenomeno magari potrebbe avvenire e poi che potrebbero essere oggetto di studi specifici. Ora passiamo alla seconda parte dell'intervento, è quello che stiamo facendo come Regione Lazio in collaborazione non solo con ISPRA ma con altri enti che operano nel territorio. Come detto dalla dottoressa Nisio, noi qui nel Lazio abbiamo la fortuna di avere Istituto Nazionale di Geofisica, Dipartimento di Protezione Civile e CNR che stanno qui a Roma, quindi c'è un più facile contatto, e poi in realtà i fenomeni qui sono presenti e quindi c'è una volontà e una sinergia per collaborare anche con l'ordine dei geologi. Queste sono in breve le attività e adesso passo a descriverle velocemente. Appunto, continuano a venire fenomeni in alcune zone, e allora nell'area di Valle Corsa, a Guidonia, Montelibretti, Filettino e Pontinia proseguono i sopralluoghi e le indagini specifiche. Un'area in cui ci stiamo soffermando, è stato già detto in precedenza, è quella di Guidonia. In questa slide il fenomeno sta lontano dal centro abitato ma in vicinanza dell'aeroporto militare di Guidonia. Appunto, questa è una collaborazione che abbiamo con l'Istituto Nazionale di Geofisica, la provincia di Roma, il CNR e credo anche l'università, e questo sarà oggetto di una comunicazione che seguirà successivamente. Ma la parte per cui un ente territoriale è chiamato a intervenire, sicuramente la parte conoscitiva è appannaggio di un ente di ricerca come CNR o come ISPRA, quindi noi come Regione recepiamo e partecipiamo a questa attività conoscitiva, ma poi questo si deve tradurre in normative che servono, nel nostro caso, nel caso della Regione, a pianificare il futuro sviluppo edilizio. Infatti essere a conoscenza di aree con indizi probabili di fenomeni di sinkhole può orientare le scelte pianificatorie urbanistiche. Si può evitare di costruire in zone in cui il rischio e la probabilità è molto alta, che mette a rischio non solo gli edifici ma anche le infrastrutture. Quindi qui c'è una breve carrellata di quelle che sono le normative, come dicevo, noi dal 92, nel 96 fu fatta questa prima delibera, individuazione dell'area a rischio nella Piana di San Vittorino, poi fu fatto gli studi con l'Università di Roma III, il professor Capelli, allora seguiva, era il coordinatore scientifico della ricerca, poi fu fatta questa normativa per le indagini a effettuare nelle macro aree che avevamo indicato, le quattro macro aree. Poi è stato costituito un gruppo di lavoro che ha collaborato insieme appunto ad ISPRA per il piano regionale dei sinkhole. Attualmente, come diceva l'intervento che mi ha preceduto del dottor Troncarelli, è stata istituita questa commissione tecnico-scientifica proprio per lavorare su un linee guida oppure proprio per la normativa per le aree a sinkhole. Poi il comune di Pontinia adesso recentemente, due mesi fa, ci ha chiesto appunto di una commissione di studio per i fenomeni in atto nel comune di Pontinia. Il raffronto tra la normativa, questo è anche riportato nella pubblicazione, noi abbiamo fatto un raffronto tra le normative esistenti in Italia e in altri paesi del mondo. La Florida è il paese che, proprio perché il fenomeno è molto diffuso, ha sviluppato studi e ricerche e prevede delle dettagliate indagini. In particolare addirittura loro sono arrivati a chiedere un'assicurazione obbligatoria preventiva
per le abitazioni che ricadono in questi territori. Il processo che è adottato con la delibera del 2002 è descritto nella tavola a fianco. Sono una serie di indagini che permettono quantomeno di escludere la presenza di sinkhole nella zona. È stato accennato stiamo partecipando insieme a ISPRA a questo progetto sulle cavità di origine antropica. I comuni che qui abbiamo riportato solo il numero di comuni, quindi è un po' diversa dalla tua. Noi abbiamo segnalato i comuni nel Lazio che sono, per adesso ci hanno segnalato certo 50 comuni. E qui è riportato, ecco, io ho una foto che ho visto anche, tratta dal lavoro del professor Ventriglia del 1971, che era il primo censimento delle cavità sotterranee al di sotto di Roma. E spesso queste, appunto, per cave di pozzolana, ma sopra hanno costruito dei palazzi, ci passa la metropolitana, quindi il rischio è sempre più alto e frequente. E poi ci sono queste cavità legate alle strade. E di recente anche nella zona nord di Roma, di nuovo la Balduina Camilluccia, si è verificata. E questo quartiere, tra le altre cose, è stato colpito di recente da frani e isolato, il quartiere nord di Roma, sì, quindi con ripercussioni nel traffico che cambiano proprio la vita. Per fortuna non ci sono state mai vittime, ma capite che il rischio è sempre alto e elevato. Altri aspetti che abbiamo valutato, perché nel nostro gruppo di lavoro c'è anche dei biologi, noi abbiamo voluto fare dei tentativi per valutare la naturalità di questi sinkhole. Spesso, come ricordava la collega Nisio, alla fine questi diventano dei laghetti che hanno anche delle caratteristiche di naturalità particolari, per cui noi abbiamo fatto proprio un'analisi con la carta di uso del suolo, con la carta delle zone a parco, dei SIC e ZPS, abbiamo voluto valutare questo indice di naturalità dei sinkhole. L'esempio che portiamo qui è quello relativo al bacino delle acque Albule, quindi tra Guidonia e Tivoli. Un'area di 200 metri è stata indagata intorno al sinkhole, questa è una zona che ne ha tanti, e come vedete quelle indicate in rosso sono le aree edificate e antropizzate, mentre le aree in marrone, con colori tendenti al marrone, sono quelle che hanno una naturalità e che quindi potrebbero anche essere oggetto di interventi non solo di divieto di edificazione, ma anche di tutela e valorizzazione. In particolare la regione, in un altro ambito, cioè nel discorso dei siti geologici di importanza regionale, ha voluto inserire tra i 70 siti individuati a livello regionale anche i sinkhole. E sono state redatte delle guide che intendono valorizzare e far conoscere anche questi fenomeni. A suo tempo facemmo anche un lavoro con la provincia di Roma per valorizzare un geosito, Lago Puzzo, che sta nel territorio di Catena, proprio perché per renderlo fruibile, magari con cartellonistica che spiega il perché si è formato questo fenomeno. Quindi sono anche questo aspetto, non solo l'aspetto, diciamo, catastrofico del fenomeno, però l'area, se rimane appunto come in questo caso nella piana di San Vittorino, è anche un lago che può essere indicato la presenza del fenomeno. E con l'immagine sullo sfondo, che è quella del lago di Pettinicchio, per cui si è avuto lo sprofondamento in seguito a una perforazione. Pettinicchio è una fabbrica di mozzarelle. La sera lasciarono la sonda lì, la mattina la trovarono nello sprofondo. Per fortuna non successe niente. Sì, è sprofondata. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Di Loreto per questo approfondimento sulla situazione, diciamo, nella regione Lazio, e per la ulteriore dimostrazione delle sinergie che c'è tra l'ISPRA e le amministrazioni, diciamo, locali.